Non finiremo mai di mostrarvi quello che la RAI aveva prodotto per spiegare ai propri concittadini di stare un po' attenti alle case farmaceutiche. Stiamo parlando degli anni precedenti agli obblighi vaccinali di Lorenzin e compagnia cantante, che mi fa senso anche solamente nominare, ok? Perché? Perché noi sappiamo, l'avvocato Olsen sa benissimo, quali sono i rischi che corrono i nostri bambini con queste punture che vengono fatte a raffica, come fosse una mitragliata nei primi anni di vita, quando il corpo dovrebbe essere lasciato libero di svilupparsi autonomamente, come è accaduto a noi che siamo nati negli anni 60. Perché dice, ma c'erano anche all'epoca? No, c'erano, non c'erano, c'era il vaccino polio, ma chi non lo voleva fare col medico di base e il pediatra consapevoli non lo faceva, come chi vi sta parlando, per esempio. Vedete, io non c'è nulla qua di segni strani. Eppure non siamo morti, nessuno di noi, ci siamo presi le malattie, il morbillo, la rosolia, la varicella. Per fortuna non siamo morti nemmeno noi. Nessuno. Io ricordo la scuola, i miei compagni, gli amici, tutti, il quartiere. Nessuno è morto, nessuno. C'è chi si è ammalato, chi ha avuto un po' più, è durato di più, chi di meno, ma non è morto nessuno. E nessuno poi nella vita si è poi riammalato, tra l'altro. Quindi, però questo non vuol dire che tutti i vaccini siano per carità, inutili. Anzi, ce ne sono di utili, certo, ma ormai è diventato, la parola vaccino è diventato sinonimo di business. Perché con la parola vaccino, Renato, no, si bypassano tutta una serie, no, di obblighi, di controlli, no, di sperimentazioni necessarie, eccetera. Basta pronunciare la parola vaccino e tu puoi produrre anche la peggiore schifezza, comunque passa e va. E addirittura viene obbligata. Non è così, guarda, dimmi in un minuto questa cosa e poi vediamo i filmati. È così, no? Questo sta accadendo, che usano questa parolina magica che ha sconvolto il concetto invece di vaccino per far passare farmaci dove dentro c'è la qualunque. Sì, hai assolutamente ragione e ti dico di più, proprio oggi ho presentato altre interrogazioni nel Consiglio Provinciale dove chiedo per esempio al nostro assessore come mai l'azienda sanitaria quando manda gli inviti ai genitori per il vaccino pediatrico obbligatorio non informa i genitori che l'obbligo non c'è se c'è la dimostrazione che il bambino ha sviluppato in modo naturale gli anticorpi. La stessa cosa ho chiesto in merito all'obbligo per il vaccino contro il tetano, perché ci sono i datori di lavoro e anche le direzioni delle scuole, delle scuole diciamo professionali, di artigianato e così via, che escludono gli studenti o appunto o mandano il personale a casa se non hanno la dimostrazione che sono fatti vaccinare contro il tetano, laddove invece è noto che più del 90% della popolazione ha uno status anticorpale contro il tetano in maniera tale che non ha bisogno del vaccino e comunque non si informa. Cioè qua si vede che stanno facendo una pressione omettendo informazioni fondamentali. Per quale motivo? Perché vogliono che tutti vadano a farsi il vaccino e in modo tale che il volume da fare, il business di queste case farmaceutiche non ha, continua a vele gonfie e questo non va, questo non assolutamente va. È inaccettabile. Inaccettabile. Ma perché accade questo? Silvestro Montanaro con la sua collana di inchieste C'era una volta, che in questo caso si chiamava Inventori di malattie, ce lo spiegava già poco più di 10 anni fa. Vediamo la prima parte, l'apertura di Silvestro Montanaro, dove ci spiega anche come funzionava la medicina una volta e come funziona ora e perché sta funzionando così. Prego, con la prima parte. Ricordo che quando da bambino mia madre mi accompagnava dal dottore, per me entrare in quella stanza era un po' come entrare in un luogo sacro. Certo, anche allora c'erano problemi e contraddizioni, ma la medicina era un'arte
dal sapore quasi magico al servizio dell'uomo. Oggi che le leggi della finanza e del profitto hanno invaso ogni ambito dell'agire umano, anche la salute, bene primario per eccellenza, è divenuto luogo di grandi poteri ed enormi affari. Sì, il malato oggi non è più uomo, ma consumatore. È un grande business. E così le malattie, una volta tanto paventate, oggi addirittura si inventano. Mi chiamo Peter Rost, sono un medico e ho lavorato per circa 20 anni nel settore farmaceutico. In ultimo alla Pfizer come vicepresidente del settore marketing. E dopo essermene andato dalla Pfizer per aver denunciato pubblicamente alcune pratiche illegali, ho lavorato come scrittore, giornalista e consulente negli Stati Uniti. Ho definito il settore farmaceutico una specie di mafia. Intendevo dire che, esattamente come il crimine organizzato, il settore farmaceutico è stato dichiarato colpevole di reati molto grossi e ha pagato multe di miliardi di dollari. È molto potente e se qualcuno prova a parlare apertamente di quello che succede in quel mondo, viene letteralmente mandato via a calci. E quindi il settore farmaceutico si comporta e ha un potere sulla politica molto simile alla mafia. Ho deciso di parlare quando ho scoperto cosa stava succedendo alla farmacia e alla Pfizer, che l'aveva da poco acquistata. Stiamo parlando di reati per 10 anni di prigione e io non volevo essere coinvolto in pratiche illegali. Le pratiche illegali di cui parlo riguardavano il Genotropin, un ormone della crescita ricombinante su cui stavo lavorando. Ho scoperto che l'azienda stava promuovendo il farmaco in modo illegale. E negli Stati Uniti ciò è considerato un reato punibile con fino a 10 anni di prigione. A Wall Street non importa quanti soldi fai o quali sono gli utili che riesci a ottenere. L'unica cosa che interessa a Wall Street è quanti utili in più farai l'anno successivo. Perciò si instaura una specie di circolo vizioso, per cui i tuoi successi passati, l'enorme successo ottenuto con un farmaco importante, significano che devi fare ancora meglio con i nuovi farmaci, anche se non hai niente in cantiere. E ciò spinge le aziende a fare cose illegali, cose che non dovrebbero fare. Un malanno. Vecchio luogo comune ormai debellato dalla scienza moderna. La salute non è che una parola che dovremmo per sempre cancellare dal nostro vocabolario. Per conto mio non conosco che gente più o meno insidiata da malattie più o meno gravi, da malattie più o meno violenti. Teoria molto interessante la vostra, dottore. Teoria molto moderna, mio caro Musquet. Questo signore è il protagonista di una commedia francese degli anni 20 dal titolo Il dottor Nock e il trionfo della medicina. Provate a chiedere al dottor Nock cosa pensa delle persone sane. Le persone sane sono malati senza saperlo. Il geniale dottore manipolerà l'intera comunità con l'obiettivo di far credere malato chiunque si trovi in buona salute. Come ha fatto il dottor Nock a convincere tutti? Una buona strategia di comunicazione, malattie poco classificabili e dai sintomi ambigui, alcuni complici e la coscienza molto, molto sporca. Renata, non ti sembra di rivedere quello che sta accadendo oggi? Questo è una commedia, no, una commedia, insomma, è un film, è un libro, è una storia di più di 100 anni fa, degli anni 20 del secolo scorso. Eppure oggi ancora combattiamo con questo, cioè cercare di imporre farmaci a persone sane che non ne hanno bisogno. Allora, ormai la strategia l'hanno affinata e ovviamente con i mezzi di comunicazione che hanno in mano riescono ovviamente io la chiamo strategia satanica, ovviamente applicarla in maniera globale, no? Vediamo che la comunicazione, il marketing è al centro dell'operato delle case farmaceutiche, spendono più appunto nella comunicazione, nel marketing. Adesso rispetto vedremo. Alla ricerca, sì. E questo ovviamente dice tutto. E sì, basta vedere, guarda, nulla è nascosto in fin dei conti, basta soltanto vedere
i loro proclami, andare sui loro siti, andare sul sito dell'EMA, dell'OMS, per quanto riguarda appunto i farmaci, i vaccini, e uno si rende conto che ovviamente c'è un enorme conflitto di interesse con noi cittadini, perché tutto va nella direzione di aumento continuo del volume Del d'affari volume e però. d'affari. Certo, e adesso vediamo infatti la seconda parte dove proprio si parla di quello che dici tu, cioè intanto produrre farmaci per gente sana e poi la commercializzazione che avviene tramite un marketing serratissimo dove si spende, dove le case farmaceutiche spendono più del doppio che per la ricerca. Prego. Cinquant'anni dopo la prima messa in scena di quella commedia, verso la fine degli anni 70, il dottor Nock ebbe il suo primo discepolo. Si trattava del presidente della Merck, una delle più importanti case farmaceutiche del mondo. Come il dottor Nock, anche lui non ebbe peli sulla lingua e dichiarò senza mezzi termini che il suo sogno era quello di produrre farmaci per gente sana. Vendono paura. Paura di invecchiare e paura della morte. È difficile che sbagli se vendi queste due cose agli americani. Quelle che prima erano emozioni accettate e sentimenti normali sono diventati qualcosa da curare con le pillole. Le aziende farmaceutiche, insieme all'industria petrolifera, sono i settori che hanno maggiore potere su Washington, sulla Casa Bianca. Noi tendiamo a dimenticare che le aziende farmaceutiche investono in business. La loro responsabilità è nei confronti dei loro azionisti. E qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è fare profitti. E questo è esattamente ciò che fanno. Questa è la loro priorità. Vendere pillole, venderle a tutti. Questo è il più grande affare degli ultimi 30 anni. Dall'Europa al Giappone, dal Sud America fino agli Stati Uniti, il paese in cui la spesa per i farmaci è aumentata dal 1980 al 2003 di ben 17 volte. Accompagnati dal progetto visionario del dottor Nock, scopriremo come si costruisce una malattia, si crea un mercato e si vendono farmaci, per lo più inutili se non dannosi, a milioni di persone. Orbene, l'era della medicina può cominciare. Abbiamo capito che quindi produrre farmaci per la gente sana è un progetto che parte già 100 anni fa ed oggi è arrivato proprio alla sua sublimazione, ma già più di 10 anni fa la RAI, questo vi ricordo che state vedendo un documentario prodotto e andato in onda sulla RAI, servizio pubblico, che però non è presente nei loro archivi più. Prego. I dati pubblicati da Fortune 500 del 2003 parlano chiaro. 31 miliardi di dollari per la ricerca e 67 miliardi di dollari per marketing e amministrazione. Marcia Angel, da anni, è una delle principali voci critiche, una vera spina nel fianco per le aziende farmaceutiche. Il mercato più grande per i farmaci è la gente sana. E l'obiettivo delle aziende è vendere il maggior numero possibile di farmaci a gente sana, o magari con piccolissimi e insignificanti disturbi. Per fare questo, le aziende vendono più la malattia che il farmaco. Se riescono a convincere le persone sane, che costituiscono un enorme mercato, che queste hanno una malattia che va curata, allora riescono veramente a creare un blockbuster, cioè un farmaco che vale un miliardo di dollari di prescrizioni. La cosa più innovativa nell'industria farmaceutica, non c'è dubbio, è il marketing. D'altronde la gente sì e no viene per una sola visita. Eh? Eh sì. Allora dico, e clienti abituali? Quali clienti abituali? Ma quelli che si visitano più volte alla settimana o magari nel mese. Senti quello che dice il dottore, clienti fissi come quelli che ha il fornaio. È un fenomeno che ormai ha un nome preciso. Disease mongering, ovvero la commercializzazione delle malattie. Steve Woloshin e sua moglie Lisa Schwartz sono due medici che da anni organizzano convegni per fare controinformazione. Il disease mongering riguarda la definizione di malattia e, portato agli estremi, si traduce in creazione di nuove malattie e consiste nel prendere normali sensazioni ed esperienze delle persone e definirle malattie, dando così per scontato che queste malattie necessitano di cure farmacologiche. Cioè, hai capito, Renate?
Cioè, queste cose venivano denunciate dalla RAI già più di 10 anni fa, perché questa è l'ultima volta della messa in onda in RAI, nel 2012, a settembre 2012, è stata l'ultima diffusione di questi filmati, poi scomparsi peraltro dalle loro teche, ovviamente.